Ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su LEGO Marvel Super Hero 2, missioni Gwenpool al 100% per la raccolta, mattoncini rosa, personaggi, già lo sapete, bla 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 bla, la solita storia. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Oggi sono curioso di vedere tantissimo questo livello di Gwenpool, perché si chiama Draghi Domestici e non mi ricordo bene, ma mi pare che c'era un personaggio bello da sbloccare. Detto questo, non ci perdiamo in chiacchiere, modalità gioco libero. A proposito, alcuni di voi mi hanno detto: Magnus, ma si può fare senza farlo due volte il livello? Non credo, o meglio, non in tutti, perché in alcuni livelli c'è bisogno di alcuni personaggi specifici che non vi dà quando fate il livello la prima volta, perché quando fate il livello la prima volta siete obbligati per forza a utilizzare quei personaggi. Invece in modalità libera potete utilizzare i personaggi che volete voi. Detto questo, per esempio, ci becchiamo Korvac e ci vediamo in partita. Ok, ci siamo. Questo livello è facile, nel senso che si beccano abbastanza rapidamente le cose. Allora, sì. Se non ci date farsi tutto il tempo, forse la facciamo. Poi comunque è un livello molto figo. Comunque, vediamo un po' se riesco a beccare qua. No, ok. Il primo mattoncino rosa sta là dentro, quindi ci becchiamo il solito Iron Man. E ci becchiamo il mattoncino rosa, quindi già siamo praticamente quasi a metà. Poi dobbiamo rompere un po' di cose, tipo qua sopra. Vi faccio vedere anche questo pezzo qua, perché sennò è facile che potete avere dei problemi. Se scendi Iron Man mi fa un piacere, vai. Iniziamo a montare. Poi, visto che ci abbiamo qua Merlin, ci accingiamo ora a liberare Stan Lee. Come si libera Stan Lee? È una parola. Beh, là ci andiamo dopo, non vi preoccupate. Sì, che poi il draghetto là non è che mi fa tanto paura. Comunque, il Stan Lee sta là dentro, ma tanto ve ne accorgete perché sentirete anche che si lamenta. Comunque, iniziamo ad abbassare. Ok. Perfetto. Avanziamo stando attenti, ecco appunto, stando attenti. Meno male che avevo detto di stare attento. Aspetta, vai. Ok. Fatemi uscire da qui. Infatti è quello che sto cercando di fare. Allora, rompiamo qua un attimo e anche velocemente mi servirebbe Spider-Man. Scusate, Vai. ma sono solo il vostro Spider-Man di quartiere. Per poco, Quindi state attenti perché là se cadete siete Posso vedere? fregati. Va bene, comunque. L'avete sentito se lì stava dentro? Allora, per entrare qua dentro mi sa che dobbiamo guardare in alto, perché ho visto dei tasti, ma ho visto anche dei tasti in alto. Allora, proviamo ad entrare. Certo non è che si vede molto. Ah, ok. Allora, mi serve prima questo. Poi quello Avrei che proprio bisogno di un sembra tipo una supereroe macchina. in questo momento. Ok, quello e poi lo scudo. Aspetta che lo scudo non lo vedo, Non mi farà andare là, ahia. Devo Decisamente non è un azionare momento anche questo, saliente che del mio dovrebbe essere carattere. questo. Ok. Anche se lì l'abbiamo liberato. Quasi. Forse. Grazie per avermi tolto da questo Prego. pasticcio, True Believers. Chi? Sì, ok, Stan Lee. Excelsior! Perché a volte lo dici due volte? Questo è rincoglionito. Vabbè, buttiamoci un'altra volta qua giù. Ritorniamo un'altra volta qua. Dove sta Merlin? Un molto Scusate. lavoro da fare, è tutto glorioso. Vabbè. Iniziamo. Perché in pratica dobbiamo arrivare per forza da là. Ok. Torniamo indietro. Perfetto, vai Merlin, non mi deludere. Ok. Attenzione qua. Allora. Fantastico, con fantastico, fantastica. Ok. Siamo dentro, vai.
Ora qua dentro dobbiamo beccare il personaggio. Il personaggio è facile, non vi preoccupate, state tranquilli. Allora ci spostiamo da quest'altra parte. Ci vuole uno che scava. E Black Panther va bene. Ha detto Black Panther. Ah, poi ci serve uno che scioglie. Ok. Perfetto. Beccato anche il personaggio. Non riesco a capire chi è. Comunque a questo punto non ci resta che arrivare alla fine per vedere che cosa abbiamo sbloccato. Ok, perfetto. Quindi anche questo l'abbiamo completato al 100%. Diciamoci la verità, questi sono un po' più facili perché tre cose dobbiamo beccare. Vi ricordo sempre di prestare attenzione per Avenger, perché se non avete il moltiplicatore è facile che ve lo perdete. Io per esempio in questo momento me l'ero già scordato, però fortunatamente l'avevo già preso in passato. Comunque, come mattoncino rosa abbiamo sbloccato modalità testone. Stelli lo abbiamo sbloccato. Mentre invece come personaggio Valkyria, così così. Pensavo di beccare un personaggio diverso, vabbè, non fa niente. Detto questo, naturalmente vi ricordo sempre che sotto nel box info in descrizione vi metto sempre che personaggio sblocchiamo e soprattutto il mattoncino rosa che andiamo a sbloccare, così fate prima. Detto questo, naturalmente come al solito un video, come sempre mettere un bel pollice in su, un bel commento, mi piace, fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.